Ed eccoci allo stand della N&W Global Vending. Non poteva mancare un'intervista con colui che dagli inizi dell'anno del 2014 è il nuovo responsabile per la Francia, un volto certamente conosciuto per gli amici di Vending TV. Caro Francesco Frova, bentornato. Buongiorno a tutti. È stata per noi una sorpresa leggere che tu sei andato a occupare un posto di rilievo proprio qui in Francia. Come mai? Ma ti dico, fa parte di un'evoluzione dell'area commerciale che è in corso da diversi mesi, direi anche anni. Ma ha fatto molto piacere il fatto che abbiano pensato a me. Diciamo che per oggi il mercato francese per noi è il secondo mercato nel mondo dopo il mercato italiano, gestito attraverso una filiale piuttosto importante, perché abbiamo quasi 50 persone che si occupano di tutta quella che è l'attività di gestione del paese, quindi dalla vendita della macchina alla commercializzazione dei ricambi, servizi di post vendita. Siamo organizzati con una sede centrale a Parigi, abbiamo 8 agenzie che per noi sono degli uffici di proprietà sparsi sul territorio, dai quali possiamo fornire sia una presenza commerciale sul territorio che un'assistenza tecnica post vendita con personale nostro diretto. E dicevo che noi siamo rimasti sorpresi perché tu non hai lasciato le precedenti occupazioni. Ma esattamente, insomma, questa è stata una nuova sfida che ho accettato ben volentieri, quindi alle responsabilità che avevo fino a dicembre, che erano legate ad alcuni paesi del sud Europa, oggi ho la responsabilità, come appunto hai ben anticipato, diretta della Francia, quindi una gestione della società che abbiamo qui a Parigi. E poi le mie responsabilità sono legate ai principali paesi sud europei, quindi Spagna, Italia, Svizzera, ex Jugoslavia, e attraverso quello che è la nostra organizzazione francese seguiamo anche il mercato del Belgio, dove abbiamo una filiale più piccola, tutta l'area del Nord Africa, che seguiamo in diretta con vendite con un venditore dedicato, e l'area dei Dom-Tom, che sono i territori d'oltremare, quindi Isola della Réunion, i Caraibi, la Polinesia francese e la Nuova Caledonia, che è veramente dall'altra parte del mondo, perché stiamo parlando di un'isola che è vicina alla Nuova Zelanda. Quindi insomma il mercato francese in realtà non è solo la Francia che noi conosciamo, ma qualcosa di ben più alto. E io stavo per dirti, in realtà è come se tu avessi voluto mettere un nuovo sasso nello zainetto già colmo di pietre. Ogni pietra è un paese, ma in questo caso non è un sasso, è un macigno, perché il mercato francese è davvero grosso. Ma indubbiamente, insomma, questa, come ti dicevo, è una sfida divertente, ben contento di potermi buttare a capofitto. È un mercato grosso, come dici tu, è un mercato complesso, perché comunque è uno dei mercati storici nel panorama europeo. È un mercato che ha delle logiche, direi, piuttosto originali. Infatti io adesso è solo una ventina di giorni che sono in Francia, trovo alcune peculiarità che non avevo trovato in altri mercati storici, come ad esempio quello italiano. Quindi c'è tanto da scoprire, tanto da fare. Abbiamo comunque già una squadra ben rodata che viene confermata. Io tra l'altro dall'inizio dell'anno abbiamo creato un comitato di direzione con le principali responsabilità aziendali, quindi il fatto di un passaggio al vertice nella gestione della società francese non comporta nessun tipo di stop o di impasse nell'ambito di quella che è la gestione commerciale. La forza vendita vede un nuovo direttore commerciale che è Stéphane Grevet, che si occupa della parte vending, Michel Suzanne come direzione commerciale Oreca, abbiamo un nuovo direttore tecnico che è Marc Fouret, persona che è cresciuta anche lui all'interno della nostra struttura, quindi diciamo che l'alternanza al vertice della società in realtà non avrà nessun impatto di rallentamenti di quello che è la nostra attività principale. Dal 3 di gennaio eravamo operativi sui clienti, sul mercato, quindi questa è la priorità principale. Io mi sto dedicando a scoprire il mercato, la nostra organizzazione interna, cercando di portare magari qualche suggerimento, qualche punto di vista un po' diverso, ma soprattutto cercando di capire quelle che sono le logiche di un mercato forte, complesso, che è da vivere dall'interno. Non si può pensare di venire a insegnare a qualcuno il vending quando si è a casa loro, no? In casa loro, qui in Francia, quest'anno l'edizione 2014 di Vending Paris si è andata a tenere fondendosi con il Sandwich Show e il Parizza. Ritieni una buona opportunità per altri investitori e altri curiosi, diciamo, di altri settori, che il vending possa essere fruibile in modo così semplice, attraversando un semplice corridoio, affacciandosi al nostro mondo? Ma allora, evidentemente hai toccato un tasto particolarmente delicato.
Puoi immaginare che per il nostro comparto continuare in questi anni di mercati, diciamo, meno floridi rispetto ai trend di crescita che eravamo abituati in passato, è comunque una scelta strategica sempre ben ponderata. Gli investimenti in marketing, come sono quelli di un salone come quello parigino, sono estremamente onerosi, e devo dire che il fatto di aver miscelato, diciamo, l'esperienza del vecchio Vending Paris a Snack Show per noi è stato un attimo di riflessione, c'è stata. Indubbiamente oggi ci troviamo con visitatori non solo specialisti del vending, come siamo abituati in fiere come Venditalia, che è particolarmente dedicata agli operatori del settore, ma abbiamo visitatori di tutti i generi, e questa la vogliamo vivere come un'opportunità. Siamo convinti che oggi la distribuzione automatica abbia definitivamente abbattuto quella barriera di nicchia che poteva essere ancora considerata, diventando un vero e proprio canale distributivo, e quindi vediamo che visitatori interessati possono essere anche chi magari del vending ne ha solo fruito parzialmente qualche volta come utilizzatore, e che oggi invece vede nell'utilizzo di una macchina automatica come una possibile espansione per quello che è una modalità di distribuzione di un prodotto o di un servizio in luoghi non aperti al pubblico, diciamo, perché no, anche aperti al pubblico, ma che fino a ieri non venivano utilizzati. Questo è un po' il nostro punto di vista, quindi vogliamo cogliere questa opportunità di provare a spiegare quello che è il nostro mondo anche a chi non è uno specialista, che mi ha detto: va bene, è un anno difficile, ci sono comunque degli investimenti importanti da fare, facciamoli, proprio per far sì che il nostro settore possa essere sempre più apprezzato, si possa sviluppare anche fuori da quelli che sono i confini che oggi conosciamo bene, che sono la nostra clientela tipica. È la mission che Vending TV, insieme agli altri strumenti, la rivista bimestrale Vending News, il sito Vending News Daily e la newsletter Vending Newsletter cerca di fare ormai negli ultimi 36 mesi. L'obiettivo è proprio quello di rivolgersi, sì, naturalmente a tutti gli elementi della filiera, ma anche e soprattutto a tutti coloro che ne vogliono sapere di più. Vedono al vending come a un settore certamente florido, in crescita, e dove possono essere fatti dei nuovi investimenti, e in questo modo cerchiamo di assolvere a questa funzione. Novità per Venditalia 2014, si terrà fra 3 mesi, sarà la fiera delle fiere, si terrà in una Milano sempre più vicina a Expo 2015. Francesco, brevemente ciò che presenterete a Venditalia. Ma allora, ribadisco e apro l'invito a tutti gli ascoltatori a venirci a trovare anche a Venditalia, che differente da questa fiera sarà più focalizzata a degli specialisti, ma ovviamente aperta a chi può essere interessato a vedere il vending nella vera sostanza. Saremo presenti anche lì in modo ovviamente massiccio. Stiamo lavorando su una serie di novità tecniche che si aggiungeranno a quelle che presentiamo qua. Andremo a lavorare sia sulla gamma vending che sulla gamma Oreca con una serie di novità. Abbiamo alcune cose particolarmente interessanti nella fascia intermedia dei prodotti vending, quindi un segmento di mercato estremamente caldo per la distribuzione automatica in Europa, con novità, nuove tecnologie che inseriamo sia in macchine del caldo che in macchine dello snack, quindi siamo a tutto tondo sulla nostra gamma. Avremo Flexi, che sarà ormai entrata in produzione, con una macchina che presentiamo oggi che va a completare la nostra gamma SGL nella fascia più bassa di consumi. Io direi quasi mignon, perché è davvero più che domestica. Assolutamente, ma infatti gli ingombri della macchina erano per noi una delle caratteristiche principali. Siamo in un ingombro esterno di circa 11 cm di larghezza frontale, che ci permette veramente un utilizzo sia domestico, ma perché no anche dell'OCS, che oggi secondo me nella fascia più bassa si sovrappone spesso a quello che è un utilizzo privato. Abbiamo avuto l'interesse di diversi marchi noti, di anche importanti marchi di torrefazione, che vedono in questa macchina un'opportunità, insomma, di comunicare e di presentare il loro prodotto in modo efficace. Quindi, insomma, Venditalia si appresta ad essere estremamente interessante, con una serie di novità che abbracciano un po' tutta la nostra gamma. Io tra l'altro devo dire oggi che sto facendo un'esperienza un po' più internazionale, mi rendo conto che dalla stessa Francia si possono importare concetti in Italia. Oggi io penso che se guardiamo a catene distributive di prodotti come il caffè vicine alle nostre, senza fare grande pubblicità, ma credo che catene di bar e di prodotti a base di caffè internazionali le conosciamo e le usiamo tutti. Ecco, il concetto del caffè gourmand, che ho visto qua in Francia come essere molto apprezzato, trovo che sia un bel modo per dare un'ulteriore leva di spinta ai clienti classici, agli operatori, perché no anche italiani, che oggi hanno utilizzato il caffè come un prodotto
Sicuramente importante, fondamentale proprio il business, ma l'ampliamento della gamma, io penso all'evoluzione che l'Italia ha avuto, l'orzo, il decaffeinato, il ginseng, quindi questa voglia di proporre un menù più ampio possa essere ulteriormente aperto, per esempio con concetti che potremmo importare anche da un mercato come quello francese, dove oggi l'aggiunta di sciroppi aromatizzati permette di allargare il menù andando a magari supportare quella, e a rispondere a quelle richieste magari dei consumatori più giovani. Pensiamo oggi ai caffè aromatizzati alla vaniglia, al caramello, che magari sono delle nicchie che però permettono magari di proporre un prodotto a più alta marginalità, perché diventa un prodotto a questo punto più di lusso, più di alto di gamma, e perché no, che magari invita l'utente finale a fare una consumazione in più al giorno. E quindi questo ci permette di dare un ulteriore strumento ai nostri clienti che vogliono crescere, aumentare i propri fatturati, la propria redditività e la propria marginalità, appunto, in funzione di quello che deve essere il lavoro di gestori. Francesco, grazie, è meglio che io ti fermi perché sei un fiume in piena in questo momento, visto che ci vedremo naturalmente a Vinditalia, avremo modo di approfondire questi temi. Grazie soprattutto alla presentazione delle nuove macchine. Abbiamo dato lo sguardo, sono quelle che in questo momento state guardando con i display attivi. Avrete modo naturalmente però di saperne ancora di più a Vinditalia immediatamente dopo la manifestazione milanese, che vedrà impegnati noi a fare tantissime interviste, loro a concedere tante altre altrettante interviste. Francesco Frova, nuovo country manager per la Francia per N&W, ma non solo, perché tu sei anche ridiciamolo responsabile di qualche paese, bella rogna, insomma, no, bella responsabilità. Ci divertiamo, quindi l'importante è accettare le sfide con grande passione. Ah, quella non manca. Francesco Frova qui a Venne in Paris 2014 insieme a Fabio Russo, che vi saluta. E ci vediamo a Venditalia 2014. Io continuo, non andate via.